Buongiorno, sono Edoardo Zosi e sono felice di parlarvi di questa bellissima polonaise. Si tratta di un brano non molto difficile, ma molto brillante, tratto da questo album di miniature composto da Pavel Wojtowicz e edito dalle PVM Edition. Prima ancora delle note, delle difficoltà tecniche, vorrei parlare del carattere del brano. È un album molto bello perché troviamo, sono tutte danze di varie culture diverse. Quindi c'è una danza americana, una cinese, un'araba e ovviamente alcune danze polacche. È ottimo fin da subito non solo studiare il violino e la musica pensando agli aspetti tecnici, ma cercando di conferire carattere alla musica. Un suggerimento che spesso do ai miei allievi è quello di provare a eseguire con caratteri diversi lo stesso brano, magari anche caratteri che non si addicono al brano stesso, ma ci fanno meglio capire qual è il carattere giusto. Prendiamo questo inizio. Provo a suonarlo con caratteri di marcia. Sicuramente è un po' pesante. Ora lo provo a suonare dolce. Ecco, forse questo non ha abbastanza brillantezza. Quindi proviamo con un carattere brillante, appunto, e danzante, ricordandoci che la polonaise, appunto, era una danza, dapprima popolare per i riti nuziali e poi subito è stata accettata a corte ed era una danza che presentava i nobili alla monarchia. Quindi proviamo con questo carattere brillante. Sicuramente è quello che più si addice a questo tema iniziale. Ora, l'istinto ci permette, è una qualità fondamentale del musicista, l'istinto ci permette di intuire un carattere. Dopodiché dobbiamo analizzare razionalmente questo carattere e il nostro modo di suonare per comprendere i mezzi tecnici e poterlo replicare in qualsiasi situazione. Iniziamo dal primo accordo. Il primo accordo non deve avere un carattere schematico, due note più due, ma deve avere molto slancio con un attacco rotondo. Quindi non così, ma così. A questo segue un accento che non deve essere sostenuto, anche se è corposo, per dare brillantezza al suono. Dopo questa nota dobbiamo non legare quelle successive, ma articolare e portarci al tallone per poter fare un bello staccato brillante. Quindi, dall'inizio. Segue un mordente che dà carattere e deve avere un bel accento e portarci alla punta. Segue il sedicesimo che dà slancio all'ottava, che non deve avere l'accento, l'impulso arriva dal sedicesimo, e dobbiamo risparmiare arco per poter usare il levare successivo come trampolino per il successivo accordo.
In generale, questa frase si articola in due battute che si aprono dalla tonica alla dominante e due battute che si chiudono dalla dominante alla tonica. La seconda parte di questa frase ripete la struttura della prima frase, ma la fine non è più in chiusura, ma è di una successiva apertura maestosa. Questa apertura maestosa la possiamo enfatizzare attraverso il bicordo sol mi con una bella ripresa d'arco. Un bel vibrato e poi una figura tipica della polonese. Questa battuta ci permette di affrontare le difficoltà di bicordi in cui un dito è su una corda e poi va sulla corda successiva. Dobbiamo cercare di scivolare da una corda all'altra. Il terzo dito, stiamo anche attenti, l'intonazione del Do deve essere molto vicino al secondo dito. Contemporaneamente ho anche preparato il secondo dito. E adesso sentiamo ancora questa frase completa. E così prosegue questa prima parte, con questo carattere danzante, a cui fa da contrapposizione una frase molto dolce. Per capire una frase è sempre importante cercare di ridurne la quantità di note all'essenziale, trovare lo schema sottostante. Questa è la frase. Adesso suonerò lo schema. Abbiamo eliminato le note di passaggio e di volta. Notiamo che le note della struttura non sono che le note degli accordi dell'armonia sottostante. E notiamo che la nota che ha particolare bisogno di enfasi e di carattere è l'appoggiatura, il mi acuto. Il mi acuto lo possiamo enfatizzare con un colpo di vibrato e con il portato dell'arco, tra l'altro, segnato in parte. E lo enfatizziamo ancora di più se togliamo qualsiasi traccia di asperità dal nostro arco e dalla nostra sinistra prima, legando tutto. E per contrasto il portato risalterà di più. La prima volta si chiude questa frase e la seconda volta si apre. Aprendosi dobbiamo sempre togliere appoggi alla frase che parte di slancio ed enfatizzare invece l'apertura. Arriverà all'ottava superiore, lo stesso tema, con questo La lungo con forcella che si apre. Si può anche enfatizzare con un bel portamento. Sentitela.
da qui proseguiva. Poi la frase, come prima, all'ottava alta. Pian piano si ritorna al carattere iniziale e al tema della polacca. Ma succede una cosa particolare. Nel momento in cui aggiungiamo ancora più energia, arriviamo al fortissimo energico, il violino inizia a suonare dei bicordi alternati ai sedicesimi e non più il tema. Il tema, se guardiamo la partitura, ce l'ha il pianoforte. E questo è un aspetto fondamentale nell'affrontare sempre ogni brano di musica, d'insieme ovviamente. Dobbiamo sempre non solo studiare bene la nostra parte, ma studiare la partitura, le parti di ognuno e capire l'importanza di ciascuna voce in quel momento. In questo caso, appunto, il tema è al pianoforte. Questo ci permetterà, ci insegnerà a suonare in maniera coerente all'organismo del brano che stiamo affrontando e a seguire anche con questa figurazione il carattere del pianoforte. E questo è un consiglio fondamentale di musica, ma direi anche un bel consiglio di vita. Considerarsi parte di un meccanismo, o meglio, più che un meccanismo, un organismo, è una cosa più bella. Un organismo più grande di noi e capire il ruolo che abbiamo in quell'organismo. Questo brano, con un piccolo dettaglio finale, ci permette di affrontare anche un'altra questione interessante. Negli arpeggi finali, c'è questo arpeggio di Sol maggiore che si ripete sempre più in alto. E la ripartenza non è sul battere della battuta, ma è un ottavo dopo, due sedicesimi dopo. Dovremo quindi articolare e fraseggiare non a cavallo della battuta, ma dopo la battuta. Questo, in questo caso è molto chiara questa separazione. In altri brani di musica sarà sempre più celata e nascosta, ma dobbiamo sempre stare attenti e non farci vincolare nella frase, nel fraseggio, dalla battuta.